Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Hardware Up. Oggi mi è arrivato a casa questo Masterbox Pro 5 RGB, che è un case dalle fattezze molto simile allo Sharkoon TG5 che ho recensito già nei video precedenti. Adesso volevo fare un piccolo unboxing, che in realtà più che un unboxing è un re-unboxing, nel senso che è stato aperto una volta e richiuso per vedere appunto l'integrità all'interno del pacco, che si è arrivato un po' sbattuto, e adesso lo riscarterò e vi farò vedere questo case. Dopodiché ci sarà un assemblaggio all'interno di questo case che farò nei prossimi giorni. Apriamo. Questo è il case come si presenta appena assemblato praticamente. Vediamo che ha la parte frontale in plastica. Purtroppo io pensavo fosse in vetro, invece non è così. Ha tre ventole RGB all'interno che adesso da qua non si vedono, per farò delle inquadrature migliori ve le farò vedere. Sono ben tre davanti, posteriormente ne ha una che non è RGB, quindi ha quattro ventole totali. Alla palatia laterale in vetro temperato, però è incastrata in maniera intelligente, nel senso che è incastrata per così, quindi qua è incastrata con degli attacchi incastro praticamente, e qui sopra sono due viti solamente da smollare, in modo che se voi le mollate, cioè il vetro non è che cade dritto, si spacca, ma resta agganciato a questa parte, quindi potete solo tirarlo in fuori e tirarlo su, okay? Quindi senza, pur rischiando meno, ecco. All'interno vedo che l'alimentatore è nascosto dietro una paratia di metallo, mentre gli hard disk sono a vista in questo modo e sono ben due spazi, mentre per gli SSD vedrò quanti sono, perché da qua non capisco molto. Parte posteriore, sempre l'accesso alla scheda madre, vedo che magari inquadro meglio spingendo in qua. Scheda madre, l'alloggiamento per la mascherina, la ventola in uscita, le sue porte di espansione per le schede grafiche o quant'altro, e lo spazio per l'alimentatore, che è possibile anche mettere verso il basso perché ha un filtro, cioè questo, che si può rimuovere, c'è un binario, quindi basta metterlo fuori, ok, e poi si può rientrare. È possibile anche mettere le schede in modo verticale e non orizzontale, c'è uno spazio qui, però bisognerà munirsi, penso, di un adattatore che al momento non vedo all'interno della scatola né all'interno del case. Adesso vediamo se smonto questo. Vedete che c'è l'incastro proprio del vetro all'interno cioè sul binario del case, quindi non rischiate che cada. Molto delicatamente lo spostiamo, non so mai che c'è qualcosa, e vediamo l'interno. L'interno permette di montare solamente un radiatore da 120 mm posteriormente, volendo mettere qualche impianto liquido per raffreddare il processore, e frontalmente sono le tre ventole, possibile rimuoverle e montare anche un 240 volendo, però con 360 c'è un problema perché ci sono questi hard disk davanti che volendo scoprire anche molto questo scale, abbiamo la ripetizione di cavi soliti per le ventole, prolunghe, fascette e delle viti per montare tutto quanto, e ci hanno messo anche un assorbente per l'umidità. Non è male, ecco, non è tutti come erano. Schede madre tiene mini ATX, micro ATX, ATX normali, qualsiasi tipo, vedo qua, dai buchi che vedo qua. E poi per l'SSD ci sono due spazi, eccoli qua, che fino a dove ricollegare le sue del disk,
due spazi disponibili per mettere gli SSD. Come potete vedere all'interno del volevo farvi notare all'interno di questo di questa parte di case, la parte quella dove non c'è la scheda madre, c'è uno spazio di quasi 2 cm per il cable management, che è una cosa che è molto apprezzata in questo genere di case un po' così compatti. La parte frontale poi ci porta le solite porte USB, due per precisione, due porte USB 3.0, due disk, entrata microfono, uscita casse e il tasto reset, questo è il tasto power. Spero insomma che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, supportatemi, like al video e un saluto e al prossimo video qua su Audio Rap. Ciao a tutti e grazie per la visione.